Ma hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrei Clontuno su Detective Pikachu. Siamo al quarto capitolo, vediamo cosa ci attende. Anch'io oggi sono portato la mia bella tazzina di caffè, anche se in genere uso le tazze quelle che fanno vedere nei film americani, quelle enormi. Però non è che potevo riempirla di poco caffè e tutto latte, perché comunque sia non è neanche ora di colazione e quindi dopo il latte sinceramente mi fa acido. Quindi, ad ogni modo, non sarà buono come il caffè dell'I-Hat, quello che fa Pablo, però è buono. E detto questo, buttiamoci nel nuovo capitolo di Detective Pikachu. L'isola Cappucci. Era già passato qualche giorno dall'arresto di Carlos e aspettavamo con ansia notizie dell'ispettore Holiday. Carlos no torishirabe wa dou natteru ndaro? Sou da na. Ma, Kaho wa nete mate tte iu daro? Nonbiri shite yo ze. Sekkaku soto ni detan da. Non può dar da mangiare agli uccelli, c'è scritto di non dar da mangiare. Kangaete nai zo. Tama ni wa tori Pokemon mitai ni atama o sukkarakan ni. Nanda? Omae no koto janai yo. Ah, Flash in the Mind. Demo, do ste Yayakuma ga? Are? Nanda? Tegami o motte kite kureta nda. Arigato. Hōkoku ga aru kara, Baker-san no jimusho ni kite kure tte. Yatta na. Mata se yagatte. Iku zo, Tim. Ja na, omae ra. Arii ga, pan wa mata kondo na. Yotta. Tendo le mani o le zampe. Ok. Aghi. Oh, Aghi-chan ka. Kimi wa kono okashi ga suki datta ne. Enryo sezu ni tobete kure. Aghi. Allora va su quattro zampe, Pikachu. Pika-san, Holiday Kebe. Ya, Tim-kun, rendaku ga todoite yokatta. Sukoshi temadotta ga Carlos no torishirabe ga sunda yo. Zehi kimi ni tsutaetakute ne. Shit. Yatta na, Tim. Kore de ippo zenshin da ne. Sassoku hanashi o kikou ze. Perfetto. Eccomi qua, pronti? Finalmente ci siamo, Tim. Ho il rapporto dell'interrogatore di Carlos. Mi dica tutto, la prego. È emerso che Carlos non è il solo responsabile dell'incidente al PCL. Ha parlato di un personaggio misterioso che avrebbe organizzato tutto, dandogli direttive. Bene, davvero? Carlos ha confessato di averlo fatto per poter ricevere fondi che gli permettessero di continuare le ricerche sull'agente R. Quindi qualcuno gli ha chiesto di mettermi i bastoni tra le ruote. Esatto. E a quanto pare questa stessa persona ha pianificato l'incidente di Harry. Che cosa? Anche l'incidente di papà è stato opera sua? Ma perché? Vediamo un po'. Finora sapevamo solo che tuo padre aveva avuto un incidente, ma adesso, grazie alle informazioni che abbiamo avuto da Carlos, possiamo vederci più chiaro. Tuo padre non è precipitato da quel dirupo per un semplice incidente. Aveva le calcagna proprio il nostro personaggio misterioso. Ma perché? Stando a Carlos, Harry sapeva troppo. Sembra che il personaggio misterioso fosse coinvolto negli incidenti su cui indagava tuo padre. Ah. Beh, in effetti era quasi ovvio. Carlos sostiene di non sapere chi sia questo personaggio misterioso. Tutte le comunicazioni fra loro sono avvenute per telefono e l'agente R veniva consegnato tramite un intermediario. Sembra che i due non si siano mai incontrati di persona. Carlos non aveva parlato dell'agente R nemmeno ai suoi colleghi del PCL. Come avrà fatto questo personaggio misterioso a venirne a conoscenza? È un bel mistero. Probabilmente era il collega di Walsh. Oppure... Boh, non lo so. È un bel mistero. Anche Carlos si chiedeva la stessa cosa. C'è qualche possibilità che Carlos stia mentendo? Non credo. Consideralo un sesto senso che mi viene dall'esperienza di poliziotto. Ma sono sicuro che Carlos non ha mentito. Beh, sembra che questo personaggio misterioso abbia i suoi canali di informazione. A quanto pare Carlos gli ha fornito i suoi studi sull'agente R e sui componenti per produrlo.
Ah, ecco, quindi non era il collega di Wals. Se solo sapessimo qual è lo scopo di questo personaggio. Cosa vuole fare con una sostanza così pericolosa? Non è che va a finire che c'è Giovanni anche dietro a questi... a questo problema, magari. Magari nel senso, perché, insomma, Giovanni, essendo un capo mafioso, fa parte della mafia comunque sia, la mafia Pokémon, chiamatela come vi pare, però sarebbe davvero figo. Uno dei componenti sono le cellule di un certo Pokémon, e nemmeno Carlos sa di quale Pokémon si tratti. Stiamo stilando il vecchio quaderno con gli appunti sulle ricerche di Wallace. Se scopriamo qualcosa ti farò sapere immediatamente. Grazie, agente... ispettore Holiday. Signor Baker, cosa ne pensa del caso di mio padre alla luce delle ultime scoperte? La persona che ha cercato di toglierti di mezzo è la stessa che ha causato l'incidente di Harry. Già, quel personaggio con cui era in contatto Carlos. A quanto pare abbiamo attirato la sua attenzione. Forse temeva che tu scopressi qualcosa di troppo sull'agente R. E Harry? Che cosa avrà scoperto per fare una fine del genere? Ma è morto, non si sa. Pensa che mio padre sia stato messo fuori gioco per quello che aveva scoperto? È l'ipotesi più probabile. Harry stava indagando sugli incidenti causati dai Pokémon negli ultimi 6 mesi. Incidenti causati dai Pokémon. Sembra stiano diventando sempre più frequenti qui a Rime City. C'è una cosa che mi ha colpito del rapporto sull'incidente al PCL. Che cosa? Quei Pokémon in genere sono tranquilli, ma all'improvviso perdono il controllo. Tutti gli incidenti degli ultimi tempi hanno questo elemento in comune. Pensa che tutto ciò sia da ricondurre all'agente R? Sì, penso che sia l'ipotesi più plausibile. Beh. Credo che ci sia un nesso fra l'incidente a PCL e quello di Harry. Devo riuscire a scovare il personaggio misterioso che era in contatto con Carlos. Sento che è fondamentale per ritrovare mio padre. Puoi contare sul mio aiuto, Tim. Bene. A questo punto... Oi. A quanto pare dietro l'incidente di Harry e quello di PCL c'è la stessa persona. Se riusciamo a prendere questo personaggio, forse sapremo dov'è mio padre. Ma non abbiamo nessun indizio che ci aiuti a capire come arrivare a lui. Quindi dovremmo indagare sull'agente R, ma come? Parlando direttamente con la persona che l'ha creato. Già, è sicuramente quella che ne sa di più. E sai di chi sto parlando, vero? Chi ha creato l'agente R? Wals. Esatto. Vedo che hai una buona memoria. È stato Wals a realizzare l'agente R. Dobbiamo parlare con lui. Molto bene, allora dobbiamo trovarlo. Holiday Cave. 僕たちワールス博士を探してみようと思うんです。おお、いいところに目をつけたな。実はちょうど居場所が分かったんだ。博士はカプチ島にいる。カプチ島？ああ、確認が取れたら伝えるつもりだったんだが。ティム君、君が行って博士に話を聞いてくれないか。いいんですか？ああ、君なら信頼できる。ケーブ、ありがとうございます。頼んだぞ。 カプチ島には部下のブラッドが別件の捜査に行っているから、何かあったら彼を頼ってくれ。はい、早速向かいます。おっと、それがだな。カプチ島への船は1日に1本しかないんだ。そういうことならぴったりの助っ人がいるよ。嫌な予感がしてきたぞ。おい、アマンダ。はい。やっぱり。島へ行くのね。送ってあげるわ。 私船の免許を持ってるのよ。すごい。お願いします。大船に乗ったつもりで任せてね。ああ、トロ船じゃなきゃいいけどな。Hai capito? Stavo pensando una cosa abbastanza forse ovvia per alcuni. E poi parte dalla musichetta di Amanda. Insomma, carina, ok. Però stavo pensando, ma questi nomi, Cappucci, si può ricondurre al cappuccino, no? In Italia lo chiamiamo Cappuccio anche. Non è che i nomi dei personaggi hanno qualcosa a che fare con il caffè? Ora, io non sono mai stato in uno Starbucks e non so neanche che tipo di caffè abbiano. Potrebbe essere che abbiano nomi di caffè che sono negli Starbucks? È un'idea. Nulla di più. Ok, Pico ci mi ha detto di stare attento alle due sezioni di indizi. No, possiamo andare. Ok, Amanda va a preparare la barca. Intanto noi andiamo a... Amanda. Oh. Ah.
嫌がらなくたって送ってくれるなら助かるよ。そう言ってられるのも今のうちだぞ。お前はいいよな、楽しそうで。どことなくいつもより嬉しそうだね。ルンパンパン。ポケモンカーニバル？なんだそれや。カーニバル？お、よくわかったね。俺もルンパッパもカーニバルを楽しみにしてるんだ。何ですかそれ。え、知らないで言ってたのか。ポケモンカーニバルだよ。ライムシティ最大のお祭りさ。世界中からいろんなポケモンや多くの人が集まって盛り上がるんだ。最後のパレードは壮観だぜ。そう、例えるならこんな感じだ。ババン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 。何が何だろうさ。No, sono bravi Pikachu, dai, sono bravi, dai. Un po' assurdi, ma bravi, dai, se la cavano, se la cavano. Amanda sarà qui a momenti, sei pronto? Sono sempre pronto. Eh? Abbiamo quindi deciso di andare sull'isola Cappucci per parlare con Wars e chiedergli dell'agente R. cavalli per una moto d'acqua, una moto, per una barca d'acqua, una barca a motore, insomma. Veloce, eh? Ed è così che deve essere. Oddio, magari sapete che è quando uno è per strada con la macchina e ti trovi quello davanti piantato che va a 10 all'ora. Magari vuoi restare un po' più di gas. Però comunque sia, anche quando sono in macchina mi piace andare abbastanza veloce. Anche se non sogno a guidare, comunque sia. Anche se non sogno a guidare, deve andare veloce perché... perché mi piace uno che va abbastanza spedito con la macchina. Certo, non a 150 all'ora, però insomma, abbastanza spedito. In acqua è un po' diverso perché non c'è nessuno, quindi te la puoi anche prendere comoda, però... devi andare veloce, perché devi arrivare prima possibile. Quindi va bene lo stesso. Per fortuna siamo ancora vivi. Ok. Scopri dove abita Wals. Wals no ie o sagaso. Maza machi de kikikomi da. Ok. Ciao Amanda, ti saluto. ピカチュウ、ちょっと待って。いつも助かるわ。ありがとう。Quando gli fa comodo come corre? 花みたいな香りがするぞ。あら、匂いが気に入ったの？すみません。ほら、ピカチュウ。いいのよ。この子に作ってもらってるの。シューシューシューポーン。世界でたった一つの香水よ。君は観光に来たの？いえ、人探しなんです。ワールスという人に会いたくて、ご存知ですか？ええ、ワールスさんの家なら、まっすぐ行った先よ。ありがとうございます。また何かあれば聞いてちょうだい。私はルイーズよ。Però sapete cosa? Quando si parla di nomi inglesi, i giapponesi tendono a usare sia R sia L quando c'è una L o R di mezzo. Sono più tendenti a scambiarle, però... se il nome è scritto Wars e viene pronunciato Wars, allora secondo me dovrebbe chiamarsi Wars. Se nessun altro lo pronuncia Wars, ok? È una cosa, è un piccolo particolare che però ti fa riflettere. Dipende anche dalla città in cui sei nato, del Giappone, da quale zona, da quale quartiere vieni. Però è un po' complicato, è una lingua molto complicata, quindi... no, è inutile che stiamo qui a disquisire su come può essere Wars o Wars. C'è qualche problema? Ecco, vedi, Wars è un tipo un po' come dire testardo. Forse in te farei attenzione a non dire niente che possa contrariarlo. Abbiamo le Timbur and Lama Timbur. C'è qualcosa inciso sopra, sembra molto antica. Guarda Pikachu, l'aria attorno alla stella è tutta pulita. Si vede che la gente dell'isola ci tiene molto. Triangolo blu.
chiediamo a questa signorina. Benvenuto sulla nostra isola, non c'è luogo migliore per un po' di relax. Wars? Wars? Non saprei, non ho ancora avuto occasione di parlargli. Ah, non ci parlo spesso, ancora ce l'ho messo io. Sembra che Wars non avesse molti contatti con la gente del paese. Già. No, è che stavo pensando a un'altra cosa, no? E quindi mi è venuta in mente una parola in più. Wars va spesso a passeggiare al lago, ma da quando è apparsa la nebbia non l'ho più visto in giro. Da quando è apparsa la nebbia? Interessante. Ah no, era da quando è apparsa la nebbia, era la sospensione. Darkrat che se l'è vista brutta. Aizu, dove sta andando? Kega o steri yo. Oi, daijoubu ka? Hayaku teyate shite yaranakya. Oi, nani yatteru? Koware hii kara hanarero. ちょっと我慢するんだぞ。怖い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 。
らないのか？ポケモンを助けたり、一緒に自然を守ったりするんだ。そうか、すごいんだね。まあ、今は見習いだけどな。見習いかよ。僕たち、ワールスさんを訪ねに来たんだけど。ワールスさんを？まさかお前ら、あいつらの仲間か？何のこと？うん、違うならいいんだ。案内してやるよ。こっちだ。Però è strano. Voglio dire, noi che abitiamo in un mondo normale, ovviamente. Senza io non sono di quelli che pensa che ci sono tanti altri universi, tanti altri mondi, ma voglio dire, noi che abitiamo nel mondo, mettiamo caso che questo fosse un mondo abitato dai Pokémon, mettiamo che i Pokémon esistessero. Saremmo al corrente di tutto quello che succede, degli eventi, dei Pokémon Ranger. E lui, che ci vive, non lo sa. Come fai a non sapere chi è un Pokémon Ranger? Cavolo, ci abiti nel mondo dei Pokémon. Posso capire uno che ha solo giocato ai titoli e non ha mai giocato gli spin-off, non sa cos'è Pokémon Ranger. Io per puro caso scoprì Pokémon Ranger quando uscì. Per purissimo caso. Mentre lui che ci vive nel mondo dei Pokémon... No. Certo, come no. Pikachu può fare volo. Pikachu ci prende per i fondelli. Ok, quella stella non posso esaminarla. È chiaramente una stella rotta. Wow. Ma Nectric è così grosso? Nippana Pokémon da ne. So da na. Mue, i karada shiteru na. Nanda yo. Pikachu, haiku ikou yo. Kore miyogashi ni denki ga dashiyagatte. Sumimasen. Are? そう強引に引っ張るな。ワールスさんを離せ。落ち着きたまえ君。私は警察で悪人を捕まえるのが仕事なんだ。あいつか、ホリデーの部下って。ああ、ブレッド・マックマスター。ほらほら、ワールスさんはやってない。ほらほら、te lo faccio io、ほらほら。ま、コンストラプラティナム。この男は普段から湖へ行っているという話だ。おまけに前にも事件を起こしている。ペラートはうんちゅうそ。考えられない。違う、ワールスさんは。マイロ、いいんだよ。もうわしには構うな。ほら、本人も認めている。そんな、やだよ。待ってください。それだけで犯人と決めつけるなんて。何？素人は口を出さないでほしいね。
素人じゃありません。僕は探偵です。ティム、探偵？それならなおさらだ。警察の領分に立ち入らないでもらおう。証拠もないのに決めつけるのが警察の仕事とは思えません。なんだと？犯人じゃないという証拠を見つけたら納得してくれますか？勝手にするがいい。次の定期便でワールスは連れていくぞ。なんだこいつ、偉そうに。OK。 ワールスに話を聞くためには事件を解決するしかないな。Accidenti。Abbiamo trovato la casa di Wales. Bravo Tim, non ti sei fatto mettere i piedi in testa da lui, sta diventando un vero detective. Cerchiamo di farci dire da Brad i dettagli di questa indagine della polizia. Vice ispettore Brad, puoi dirmi esattamente di cosa è accusato Wales? Se proprio insisti. Cosa sai della nebbia misteriosa che è calata sull'isola? Nulla. Una settimana fa si è alzata dal lago una misteriosa nebbia. A quanto pare è la prima volta che succede una cosa simile su quest'isola. Potrebbe avere a che fare con quello che abbiamo sentito da Milo. Appena cominciato a diffondersi la nebbia, i Pokémon che vivevano vicino al lago sono fuggiti qui in paese. Avevano tutti vari ferite sul corpo. E lei pensa che dietro... che... non riesco a leggere. E lei pensa che dietro a tutto questo ci sia Wales? Esatto, conosco bene il suo passato. Non sarebbe certo la prima volta che si serve dei Pokémon per i suoi esperimenti. Non è vero, la smetta di dire bugie. Andrò a controllare di persona cosa sta succedendo al lago. Fai come credi. Dubito che riuscirai ad arrivarci, però. Il ponte è crollato. Mi fa una rabbia quando leggo perché a scuola, fino alle superiori, bene o male, leggevo spedito come un treno, tutto bene, per filo e per segno. Nei videogiochi, quando leggo a voce alta, mi sbaglio di continuo. È una cosa assurda. Buona fortuna con le tue indagini. Con le tue... puntini, puntini. Indagini. Bitch! Questo voleva dirci. Ah, ai ai ai. Indaga sulla nebbia misteriosa. Dobbiamo andare al lago. Il ponte è crollato. E come ci arriviamo al lago? Il ponte. Se almeno la nebbia si diradasse, potremmo far riparare il ponte. Dannazione! Ti tengo d'occhio, puzzone. Ah! L'ho fatto la battutona del secolo e ora se l'è presa, baby. Ma Nectric, ho controllato un attimo su Bulbapedia, la fonte migliore per le informazioni riguardanti qualsiasi Pokémon esistente, ed è alto, 1,5 metri. Ma conta la schiena o conta la punta dei... capelli? Pelo, non so cosa sia. Pikachu, basta. Che c'è Milo? A dire la verità, un modo per arrivare al lago ci sarebbe. Ah, veramente? È una storia che ho sentito quando ero piccolo. Da qualche parte sull'isola c'è un sentiero segreto che porta al lago. Interessante. Forse riusciremo a trovare un indizio che aiuta a trovare questo sentiero. Sembra che per attraversarlo sia necessario avere con sé un certo oggetto. Forse quell'oggetto contiene un indizio? Cosa sarà questo oggetto? Dobbiamo parlare con qualcuno che conosce bene l'isola. Buona idea, grazie mille Milo. Beh, a me pare già abbastanza segreto questo. Questa è una stele, sì sì, sono sicurissimo. Vedete, poi lì è rotta, sì sì, è una stele. E secondo me lì c'è il sentiero segreto. Forse ci dirà, forse ci serve qualcosa per sapere dove trovare, dove cercare. Oh, la faccio nuova, non ti ho mai visto da queste parti. Neanch'io ho mai visto lei, guardi un po'. Un sentiero segreto, non ne ho mai sentito parlare, mi dispiace. Cattivo. E lei, signor anziano? Un sentiero segreto non mi è nuovo, devo averne sentito parlare, ma quando? Va bene. Ehi tu. Il sentiero segreto mi dice qualcosa, ma non ricordo con precisione, fammici pensare un po'. Fra un po' ritorno allora. Forza ragazzi, la pausa è finita, torniamo al lavoro. Eh? Che fanno? Trasporta travi pesanti con facilità. And I'm a Timber. I Timber sono estremamente forzuti. Beh, perché non sai Conkeldurr quanto è forzuto. Conkeldurr è tipo 10 volte più forte. Oddio, 10 volte no.
100 volte più forti di un timbro. Eh? Me lo ricordo bene, la percorrevo quando ero bambino. C'era una festa al lago. Si arrivava al lago percorrendo quel sentiero. A quei tempi non c'era ancora il ponte. Ah, davvero? Quando si avvicinava la festa, tutti i bambini ricevevano una pergamena dai grandi. Bisognava risolvere degli enigmi per attraversare il sentiero e arrivare al lago. Per caso ancora quella pergamena? No, mi dispiace, non ho idea di dove sia finita. È stato tanto tempo fa, ero un bambino. C'era un anziano signore che le distribuiva, forse lui ne ha ancora qualcuna. Spero che si ricordi di quei bei tempi. Una pergamena? Beh, tentar non nuoce. Andiamo a chiedere all'anziano del paese. Quanto mi piacerebbe vivere un'avventura simile. Dimmi, ragazzo. Ho saputo dal capo del servizio consegne Timbur che lei potrebbe avere una pergamena, in cui si parla del sentiero segreto. Una pergamena? Ah, sì, ora mi ricordo. Una volta alla festa del lago distribuivo delle pergamene ai bambini. Ma certo, loro chiamavano quel sentiero il sentiero segreto. Vorremmo andare al lago, potrebbe mostrarci quella pergamena? Eh? Vuoi cimentarti con la prova del sentiero segreto? Non sei un po' grandicello per queste cose? Beh, non ha importanza. Dovrei avere ancora quelle pergamene in cantina. Aspetta qui, vado a prenderne una. Eccola, te la regalo. Grazie mille. Si fanno progressi, ragazzi. Progressi con Andre Link. Molto bene, diamo un'occhiata. Ci sono 3 disegni. E c'è scritto qualcosa. Avrà a che fare con il sentiero? Ok. Ah, già, scusa, dimenticavo. Oh mio Dio, signore, cosa è successo? 2 squame ti condurranno al sentiero segreto. Non dimenticarlo. 2 squame? Che vuol dire? Questo non posso dirtelo, mi dispiace. Dovrai risolvere l'enigma da te, come tutti coloro che intraprendono questa prova. Buona fortuna, giovanotto. E va bene, rimbocchiamoci le maniche, team. Cerchiamo di capire cosa sono queste 2 squame e troviamo il sentiero. Oi. Stando a quello che ci ha detto l'anziano del paese, da qualche parte sull'isola c'è un sentiero segreto. Se noti qualcosa, vieni a parlarmi. Ok, facciamo una prova. Voglio provare. Perché io sono sicuro al 100% che quello è il sentiero segreto. Non so se devo per forza trovare una stele prima, provare le steli, oppure posso andare direttamente qui. Tutte queste pietre potrebbero essere i resti di una stele. È vero! Oh, guarda, Tim! Ci sono 2 incisioni, che siano queste le 2 squame? Ora capisco, quello che conta è il numero di squame, e qui ce ne sono 2. Quindi questa è la stella che cercavamo. 2 squame ti condurranno al sentiero segreto. Quindi significa che... Esatto, Tim, abbiamo trovato il sentiero segreto. Tim, hai trovato il sentiero segreto? Posso venire con te, ti prego? Certo, guarda, questo è il sentiero, forza, andiamo. The master of enigmas. Non so, quiz... Puzzle è... Indovinello in inglese, ecco. Non mi vengono le parole. Oh mio Dio. E così questo è il sentiero segreto. Sembra un labirinto. La pergamena dovrebbe darci a raggiungere il lago. Esaminiamola. Dunque, in alto c'è scritto: se vuoi arrivare al lago, lasciati guidare dalla luce della luna e affronta le 3 prove. Secondo te che significa? Lasciati guidare dalla luce della luna. Questo sembra un punto molto importante. Vediamo un attimo la scritta in basso. Che c'è scritto qui? Vediamo. Piena la luna all'inizio del viaggio. Prosegui nelle tenebre e nell'oscurità. Quando vedrai alta la luna divisa, il lago ridente ti accoglierà. Sembra un enigma. La luna è piena. Prosegui nelle tenebre e nell'oscurità. Quando la luna a metà ti accoglierà, il lago ridente... Insomma, ci siamo capiti, no? Prima... Forse devo esaminarle in successione. Un cerchio giallo deve essere una luna piena. Un cerchio tutto nero alto nel cielo. Cosa vorrà dire?
Beh, è ovvio, se la luna non si vede affatto, è luna nuova. Ok. E questa? Un cerchio mezzo nero e mezzo giallo, deve essere una mezza luna. Mezza luna! Le immagini di tre fasi lunari. Inoltre c'è un dettaglio che mi incuriosisce, anche a me. Ogni immagine ha un colore diverso. Sì, verde, rosa e azzurro. Che siano anche questi degli indizi? Questo è tutto ciò che possiamo ricavare dalla pergamena, ma non mi sembra abbastanza. Le statue di tre Pokémon. Vediamo un po' le statue. Allora, qual è il sentiero da prendere? Una statua di Tropius. Le grandi foglie verdi sulla sua schiena sono davvero realistiche. Vedete quegli occhi? A parte che c'è un Phoebus lì che è mezzo morto. Ma ci sono... Vedete quegli occhi lì in mezzo alla nebbia? Mi sembrava un Masquerain, ma a guardarlo meglio sembrano degli occhi proprio. Potrebbe essere sempre un Masquerain, però. Oppure ci sono i fantasmi, perché la forma sembra quella del fantasma che si trova alla torre Pokémon di Lavandonia. Però spingersi fino a qui un fantasma non identificabile? Meh. Sembra un Tropius in miniatura, perfetto. Oh, Phoebus, poverino. これはむごいな。生きてるよね。なんだお前か。ほらほら、しっかりしろ。ひんぶひんぶひんぶ。これで何度目だ。無茶するなよ。 In realtà Phoebus, secondo me, è uno dei Pokémon più amati. E sapete perché? Per quanto è difficile trovarlo. Mamma mia, ragazzi. E poi, la cosa che devi trovarlo in un punto preciso è vera. O meglio, c'è più possibilità di trovarlo in quel punto specifico. Ma sapete dove? In Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Non in Pokémon Omega Rubino e Alfa Zaffiro. Praticamente, nelle prime versioni dei giochi di terza gen, davvero c'era un punto preciso dove trovarlo più facilmente. E non appariva comunque. E quando lo catturavi facevi... Ah! E quando dovevi farlo evolvere, che non sapevi come si faceva evolvere perché a quel tempo non c'era internet e c'erano solo delle guide che non compravi perché non sapevi che esistevano, per farvi capire, insomma, quanto era difficile fare una certa cosa quando non avevi né internet né le guide. Era davvero difficile a quei tempi. Ed io per puro caso scoprii come si faceva evolvere Phoebus. C'era un ragazzo con cui giocavo spesso. Giocavo, avevo 11-12 anni, quindi a quel tempo si giocava. Con cui giocavo spesso, che mi diceva: oh Andrea, ma sai che un mio amico ha detto che ha fatto mangiare a suo Phoebus tante pokemelle e poi si è evoluto? Cioè io, ma dal nulla, tante pokemelle e si è evoluto. A quel tempo tutte le leggende che giravano. E in effetti funziona così, dandogli tante pokemelle blu, si evolve in Milotic. Ma ora, torniamo sul gioco. Che cosa c'è, Phoebus? Perché sei così agitato? Il lago è in pericolo? Vuoi tornare subito là? Calmati! E se vieni di nuovo ferito? Stiamo andando anche noi al lago, Phoebus, perché non ti unisci a noi? Va bene. Ok. Pensi che anche questa fosse la storia di un Pokémon? Chissà, è tutta rotta, però si vede ancora un po' di colore azzurro. Qui c'è la statua di un Pokémon che non ho mai visto. Doveva essere marrone. Stunfisk! Vive vicino all'acqua. Fai attenzione, se lo calpesti prendi la scossa. Che poi Stunfisk è terra, elettro, e non ha un grande potere elettrico, comunque sia. Non dimenticarti che stai parlando con un detective. Il mio spirito di osservazione è infallibile. Piuttosto sei tu che dovresti stare attento. Che poi a Pikachu che fanno male le mosse elettro. Allora, che facciamo?
Bene, ora che abbiamo esaminato tutte le strade possiamo risolvere l'enigma. La fibra si salta. Qual è il sentiero da prendere, Pikachu? Pikachu. Ok. Allora, fammi pensare. Allora, le tre fasi lunari. Sì, allora, è questa perché è chiara, scura e un po' più, meno scura e meno chiara. Quindi, cioè, insomma, ci siamo capiti, no? What? Non è così! Oh, mio Dio! Aspetta! Aspetta, sì, fammi fare! Mannaggia quanto parla sto Pikachu. È questa, aspetta, fammi vedere. Sì, eccoli, eccoli. Yeah! I colori, eccolo! Sì. Ok. Primo è verde. Cioè, no, sì, primo è verde. Ah, forse no, però uno dei colori. Non è primo. Accidenti. Fammi vedere, che sì. Blu, verde e rosa. Allora, se mi ricordo bene, diceva prima la luna chiara, con la luna piena. Poi vaghi nelle oscurità ed è blu. Perché non vanno in successione, cioè vanno in successione, ma non come nel disegno. E poi con la mezzaluna. Dovrebbe essere così. Yes. Faccio paura. Midori, Ao, Pinku. Perché non hanno il nome rosa loro in inglese, in giapponese. Ho capito come funziona Pikachu. Ok, prima il colore verde, me l'hai appena detto. Ah, si chiama Tropius in giapponese. Non lo sapevo questa. Tropius, anche perché i nomi dei Pokémon in giapponese mi fanno schifo. Cioè, davvero, ragazzi, dai. Rumpappa, Pippi, Clefable. Dai, Risadon, Charizard. Risado, Charmeleon. Risado e Risadon. La fantasia galoppante. Oi, Stunfisk! Dalla scossa, ma che ti fa, Pikachu, dai? Evita le scosse degli Stunfisk. Alright, baby! Quick time event! Evento. Ah! Sbagliato! Pollice, mettiamoci un attimo d'accordo. Va bene che riesco a premere il pulsante A 8 secondi, 8 volte al secondo, ma... stai calmino. Si piega. Le scariche di Stunfisk non fanno un baffo a uno come me. Tim, il sentiero si rivede di nuovo. Diamo un'altra occhiata alle pergamene e cerchiamo di capire il colore. Sarebbe la spigola o la so... Qual era quel Pokémon? Sì, quel Pokémon. Qual è quell'animale? La sogliola? Quello che ha due occhi sullo stesso lato del corpo e che sta sul fondo del mare? Mi sembra che sia la sogliola o la spigola. Dovrebbe essere la sogliola. E Stunfisk è palesemente preso da quel Pokémon, da quell'animale. Non so più distinguere i Pokémon dagli animali, lasciamo perdere. È uno stato di Timbor, il colore è scomparso del tutto. A me pare che ci sia un po' di rosa, ma... dobbiamo scoprire di che colore era questa statua. Non faccio neanche più, guarda, non dico più nulla. Questa strada ha perso tutto il colore. Mi sembra che sia un Wingull. Se avessi gli ali come questo Pokémon potrei arrivare al lago in un attimo. Poi? È uno stato di Ducklet.
Questa strada ha perso del tutto il colore, ma abbiamo già incontrato questo Pokémon. Ok, tempo di indizi. Gli appunti. E di risolvere gli appunti. Il secondo colore è azzurro, quindi Ducklet. Ah, devo dare il colore a tutti. Bene. Beh, è facile questo, dai, Pikachu. Il sentiero da prendere è quello, lo abbiamo detto. Quindi Ducklet. Sono Pokémon che comunque abbiamo visto quando siamo arrivati sull'isola, quindi... Anche se non li conosci, insomma, ti puoi impararli i loro colori. Oppure vai a tentoni finché non... A tentativi vai finché non ci azzecchi. Sulla pergamena ci sono in tutto 3 colori, questo deve essere l'ultimo enigma. Forza, team, ci siamo quasi! Qual è il terzo sentiero da prendere? Quello rosa. Aspetta, Grotol. Azumarill? E il rosa? Shellos! Sì! Ehi, piccolino! Ma tu sei azzurro? Tenera e appiccicaticcia. Non le faccio le battutacce, dai. Ehi là, stiamo facendo delle indagini da queste parti. Possiamo farti qualche domanda? A forma di Shellos. Senti, ma quelle sporgenze che hai sul dorso sono dure o morbide? Dai! Me lo stavo chiedendo anch'io. Posso toccarle se voglio? Basta! Poi sono io quello che fa le battutacce, dai! I giapponesi sono dei pervertiti. Ultimamente si sente in pericolo, qui siamo piuttosto vicini al lago. Dobbiamo risolvere questo mistero più presto in modo che tutti possano ritrovare la loro serenità. Io sono sicuro che c'è qualcuno che mi segue, qualche bambino anche, che guarda i video con i suoi genitori, e i genitori pensano che sia io a fare queste battutacce, ma è il gioco che le fa! O forse sono io che penso in modo malizioso. E che potrebbe essere. Quindi, genitore, se stai guardando questo video... guardalo. Non so che dirti. Il colore è scomparso, ma non c'è dubbio. È un Grotol. Ce n'è uno laggiù. È davvero grande. Sì. In effetti, Grotol è enorme come Pokémon. Pensa un po' a Torterra, che è l'evoluzione quanto è più grande. Creatura d'acqua e terra, che poi Grotol è erba terra. Non ha niente a che vedere con l'acqua. Allora, questo non si era nemmeno accorto che c'era la nebbia. Bene. Del lago che mi dici? Vivi qui al lago da prima che arrivassero gli esseri umani su quest'isola. Sei piuttosto longevo. È una tartaruga. Oh, dici, prima che arrivassero gli esseri umani qui era tutto molto diverso. Sembra che anche la composizione dell'acqua sia cambiata nel corso del tempo. Ok. Questa è la storia di Azumarill. Queste storie sembrano piuttosto antiche. Mi chiedo quanto sia antico, diciamo, questa cosa di percorrere il sentiero. È una statua di Shellos, è un Pokémon che vive da queste parti. È vero, questa statua però sembra più grande di un Pokémon reale. Ehi, team, c'è qualcosa che non mi torna a proposito di Shellos. Che cosa? Prova a confrontarla con la statua. Ah, le corna sulla testa sono diverse. Interessante. Dobbiamo sapere di più sugli Shellos. Proviamo a chiedere a Milo. Milo, dimmi tutto quello che sai sugli Shellos. No, al lago, ho premuto giù. Il gioco non risponde bene ai comandi. È sempre colpa dei comandi quando uno non va bene a un gioco. Una squama è bellissima, vero? Spero tanto di incontrare di nuovo quel Pokémon per poterlo ringraziare. Beh, quella squama così bella, o squama bella comunque sia, le danno solo i Melo. Eccola là. Si chiama Milo. Il Pokémon Milotic, guarda, proprio non neanche ci provo più a capire i nomi degli abitanti dell'isola, dei personaggi del gioco. Io stavo pensando che erano appunto nomi di caffè, ma quello si chiama Milo. L'evoluzione di Fibos si chiama Milotic. Ragazzi, oramai è palese la cosa. Io, guarda, neanche mi ci sforzo più di tanto. Ok, qual è il terzo sentiero da prendere? L'ultimo colore sarebbe rosa. Hai visto un Pokémon rosa? Tu certo che l'ho visto, Pikachu. Eccolo qua.
Shellos. Perché penso che sia il Pokémon rosa? Stando a quello che ha detto lui, ma anche a quello che hanno detto gli Shellos. Ho parlato con gli Shellos, ma non mi hanno detto nulla di strano. Grotol ha detto che una volta la composizione del lago era diversa, quindi può essere che gli Shellos abbiano cambiato forma per... In effetti gli Shellos non cambiano forma per adattarsi all'ambiente. O sì. Perché io sapevo, da quello che mi ricordo, in Pokémon Diamante e Perla, essendo divisa la regione, un Pokémon aveva uno Shellos rosa e uno Shellos azzurro. Ma questo era dovuto al fatto che comunque sia Monte Corona aveva creato una divisione totale della regione. Però se fosse tipo Alola, che i Pokémon si sono adattati al modo di vivere del posto? Yes, è così. Ah, cambia proprio in base alle proprietà dell'acqua. Quindi sì, in effetti Monte Corona, avendo spezzato la regione a metà, ha creato un tipo di acqua diversa dalla parte est rispetto a quella ovest. Ok, quale sentiero da prendere che corrisponde al colore rosa? Questo qua. Possiamo arrivare al lago. Ottimo! Ok, andiamo. Sto pensando una cosa. Se questo capitolo viene lungo come lo scorso, lo taglio in due parti, perché davvero, ragazzi, non può essere a caricare due ore di video. Lo scorso renderizzato e con editing, appunto, è un'ora e mezza, quindi è abbastanza pesante, Questo lo divido, assolutamente. Poliwag anche femmina. Ma tutte femmine qua. E poi mi chiedo come facciano a distinguere bene tra maschi e femmine. Che comunque sia, alcuni Pokémon non hanno particolari evidenti che li contraddistinguono tra maschi e femmine. Può essere tipo i Mamoswine, che le femmine hanno le corna più piccole. Può essere Pikachu, che le femmine hanno la coda a forma di cuore. Cioè, ragazzi, insomma, non è facile. Poliwag è uguale tra maschi e femmina. Oi. Kiriga. Arigato na, Himbasu. Fantastico, la nebbia svanita. Non capisco però perché i maschere hanno avvolto il lago nella nebbia. A quanto pare volevano proteggere i loro amici da un terribile Pokémon che si è stabilito in questo lago. Un terribile Pokémon? Quello che ha ferito i Pokémon? Così sembra. Forza team, cerchiamo di capire chi è. Ok, allora Phoebus, dimmi chi è questo Pokémon. Il terrore del lago. Il Pokémon che ti ha ferito è lo stesso che ha attaccato i Masquerain? La nebbia era così fitta che non sei riuscito a vederlo, però qualcosa ti ha stretto in una morsa e ti ha fatto male. Kingler? Non temere, io e Tim salveremo questo caso in 4 e 4-8. Sembra che questo Pokémon sia apparso all'improvviso e abbia cominciato ad attaccare i Pokémon del lago. Sembra furioso, nessuno riesce ad avvicinarsi a parlargli. È furioso, ma perché? Oi! Guarda questo taglio! Sembra fatto da un artiglio gigantesco. Come dici, anche questa è opera di quel terribile Pokémon? Accidenti, speriamo solo che non ci attacchi. Già, stiamo in guardia. Ok, cos'era quel rumore? Guarda Pikachu, ci sono degli spruzzi laggiù. Andiamo a vedere. Guarda quegli spruzzi laggiù, c'è qualcosa sott'acqua. Da qui non si riesce a capire.
Vuoi andare a vedere? Potrebbe essere pericoloso. Infatti, Phoebus, è meglio se aspettiamo che... Phoebus, aspetta! Oh, Crowdunt! No, Kingler! Ha delle chele micidiali, eh? Oh, e dai! Phoebus! È ridotto peggio di prima. Sembra che stia bene. Ah, ok, sta meglio. Phoebus, non faremo più una cosa del genere. Comunque, grazie a lui, fantomatico Pokémon, ci te l'ho scoperto. È vero. Beh, grazie Phoebus, però sii più prudente. Quindi, signor Wallace è innocente, lo sapevo, però... Cosa? Che ci fa un Crowdunt nel lago? Prima che arrivasse la nebbia non se ne erano mai visti da queste parti. E Crowdunt, essendo ispirato ad un'aragosta, o aragosta, dipende con quale accento volete che caschi la lettera O, essendo un'aragosta, dovrebbe vivere in acque salate e non acque dolci dei laghi. Giusto? Però mi sa che per Pokémon non funziona alla stessa maniera. Anche se poi... Sì, in effetti in Pokémon non funziona così. Perché mi ricordo che a Lago Dira si pescano Magikarp, che sono ispirati a delle carpe, ma anche a un animale che esiste veramente ed è uguale a Magikarp. E quell'animale è di acqua salata, ma te lo trovi in un lago. Quindi non ha senso. I Pokémon non rispettano le regole normali della natura. Per quanto riguarda i Pokémon acquatici, ovvio. Davvero strano, le indagini continuano, Tim. Che sta succedendo al lago? Appunti? Oi. Che succede al lago? E dai, su. Vado a premere. Ok, vediamo un po'. Avevo visto qualcos'altro. Legnetti. Guarda, una canna da pesca. È rotta, mi sa che è inutilizzabile. Va bene. Ehi, Crowdunt, vuoi parlare con me? Oh, attenzione. E questo pezzo di legno? Sembra l'angolo di una cassa. Che ci fa una cassa in mezzo al lago? Guarda, Pikachu, dentro è tagliato. Dentro? È vero. Sembra il segno di un artiglio. O di una chela. Sì, ma stai calmo. Ah, beh, era andato. Questo invece? Guarda, Pikachu, un pezzo di legno. A caso, sto trovando tutto quanto a caso. Vediamo. Della vernice bianca. Potrebbe essere un indizio. Prendiamolo. Cos'è? I soldi? Una bottiglia rotta. Che, ragazzi, quanti... Cioè... Una risoluzione un pochino più alta potevano dartela a questa bottiglia rotta. Potevano farla leggermente più bottigliosa. Vediamo un po'. Loro che mi dicono queste Poliwag? Stavi giocando con la tua amica quando all'improvviso Crowdunt vi attaccate? Ha paura di Crowdunt, è talmente forte che potrebbe scacciare tutti i Pokémon dall'isola. Non permetteremo che accada una cosa simile. Beh, ovvio. È lui che è venuto qua a disturbare. E tu che mi dici, piccolina? No, no, state tranquilli, non sarete costretti ad andare via dal lago. Troveremo una soluzione. Nel frattempo, state alla larga da Crowdunt, ok? Poliwag in teoria è un Pokémon girino. Quindi è normale che viva in un lago. Sarebbe più corretto una palude, ma... Allora, vediamo un po', ok. Perché Crowdunt si è comportato così? Cosa? Ah, non va bene, devo raccogliere più informazioni allora. Devo parlare anche con Phoebus allora. Non ho parlato di Phoebus con Crowdunt? No, non ci ho parlato. Ha proprio un bel caratterino, è troppo agitato, non possiamo avvicinarci. Stiamo alla larga. Mascarine, devo parlare un po' con... Non ho parlato con loro. Un corpo rosso e due cani enormi. Dice che è stato lì a ferire i suoi amici. A quanto pare Crowdunt è molto aggressivo. I Mascarine hanno cercato di spaventarlo con i motivi a forma di occhi che hanno sulle antenne. E lui l'ha attaccati! Per questo i Mascarine hanno avvolto il lago nella nebbia. Volevano nascondersi. Ah, ok. Questo era importante. Infatti mi ha dato l'appunto. Milo, cosa sai di Crowdunt? Non molto, ne ho solo sentito parlare. Sembra che se ne trovino negli habitat più svariati. Ah, ok.
È una cosa importante, quindi. È molto territoriale. Ah! Un altro indizio. Ottimo, allora penso che ora ci siamo. Proviamo un po', proviamo. Pokémon-tachi no kega wa Shizariga ni osowareta sei da. Daga, naze Shizariga wa sonna koto. Perché è territoriale? Eccolo qua. Perfetto. Souka. Shizariga wa mizumi o jibun no nanbari da to omotte chikazuku yatsu o oidashiteru da na. Poi? Shizariga wa kono mizumi o nanbari da to omotteru you da ga. Motomoto aitsu wa koko ni wa inakatta Pokémon da. Sore ga dou yatte mizumi ni kitan da? Nani ka tegakari wa atta ka? Abbiamo indizi utili? Allora, abbiamo, come ci è arrivato al lago? Con una cassa di legno che dentro è tagliata, ha la forma di un taglio, e anche l'albero ha la forma di un taglio, quindi penso che sono correlate. Sì, sono correlate le due cose. Bene. Ma come? Chi è stato poi allora? Qualcuno ha portato Crodant al lago. Ma come? Quindi è stato Crodant a ferire tutti quei Pokémon. Esatto, questo dovrebbe bastare a provare l'innocenza del signor Valso. Grazie, Tim. Pokémon no kega no genin wa dareka ni yotte mochikomareta Shizariga da. Wars no sei ja nai koto wa shoumei dekita na. Sì, anche in giapponese dicono Wars, ma quindi è Wars. Ok, torniamo a casa del signor Wars a dire a Brad McMaster. McMaster? All'inglese, quello che abbiamo scoperto. Brad, Wars non c'entra nulla con la nebbia misteriosa e tutto il resto. Io non ne sarei così sicuro. Che intende dire? Come fai a sapere che non è stato Wars a mettere Crodant in quella cassa e portarlo al lago? Perché io non t'ho detto nulla che è stato portato al lago. Cioè, come fai a saperlo? Non si sa, da solo. La smettere di accusare il signor Wars di qualsiasi cosa. Wars è un ricercatore Pokémon. O meglio, lo era prima di cadere in disgrazia. Procurarsi un Crodant sarebbe un gioco da ragazzi per lui. Incredibile. Se ci tieni tanto a dimostrare la sua innocenza, portami delle prove. Oh, lo farò. Troverò le prove e scagionerò Wars. E io cercherò le prove della sua colpevolezza. Staremo a vedere chi di noi due ha ragione. Si fa pure da parte quando esce. Avete visto? Quando è uscito è come se si fosse allargato? Ha aperto le gambe. Perché? Cos'è successo? Probabilmente sapete quand'è, quando succede questa cosa? Quando il personaggio non ha più utilità di frame nella scena e quindi diciamo che non assume una posa T, ma assume una posa di un frame che verrà utilizzato più in là nel gioco. Può darsi, è una supposizione, non sono un esperto di programmazione di personaggi e cose varie, però insomma qualcosina la so. E se più in là nel gioco Brad McMaster assumerà una posizione come quella che abbiamo visto adesso, allora sì, è come ho detto io. Certo, non è che vengo a ripescare questa parte per poi usarla magari in un'ipotetica parte quando lui allargherà le gambe, perché tipo sembrava quasi che fosse in pericolo e si stesse guardando intorno con circospezione, però non lo sapremo mai per ora, cioè per ora no, forse più avanti sì. Brad è veramente una testa dura, se vogliamo convincerlo dobbiamo trovare il vero colpevole. Già, ma chi sarà? Io resto qui con il signor Wars, anche se non lo dà a vedere, so che ci sta molto male per tutto questo. Va bene Milo, lascia fare a noi, forza, riprendiamo le indagini. Ok, allora, come ho detto, intendo dividere l'episodio e dato che sembra proprio che l'episodio stia giungendo, questa prima parte stia giungendo alla sua conclusione, direi che è il momento perfetto per completarlo. Vediamo un po'. Dobbiamo scoprire chi ha portato Crodant sull'isola. Bene, Cuccio, allora, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video che spero vi sia piaciuto. Come ho detto, li divido per comodità mia e vostra che guardate il video.
Quindi, io vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e anche per Instagram, dove pubblico aggiornamenti ogni giorno, costantemente. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!